Ci troviamo ai corsi di automazione industriale in programmazione Siemens presso Tecnologie Industriali di Villorba Treviso. Questa sera abbiamo implementato con la classe un programma che gestisce il controllo di un motore stepper in marcia avanti e velocità e inversione di marcia. Il sistema è costituito da due CPU e un'interfaccia HMI, modello 1212C, DC-DC relè, mentre il touch è un KTP 400 Basic Color. Abbiamo fissato gli IP delle macchine 192.168.0.1.2.3 e implementato la rete nella configurazione reti e devices di TR Portal 14. Come passo successivo abbiamo realizzato un'interfaccia a transistor costituita da due ponti ad H con TIP 122 che implementano l'inversione della corrente sulle due bobine del motore stepper bipolare, come vediamo schematizzato in questo disegno. Qui abbiamo le resistenze di limitazione della corrente sulle basi dei TIP 122 e i quattro segnali di comando 1, 2, 3 e 4 collegati alle uscite Q0.0.1.2 e .3 della mossettiera del PLC. Sposteremo i comandi della matrice di passo che porteranno le inversioni di corrente alle due bobine qui poste con dei comandi di move a seconda della configurazione che dal touch daremo a questo bit o a questo bit per eseguire la marcia avanti o la marcia indietro del motore. La matrice di passo sarà data A, B, C, D dalle configurazioni dei 4 bit che qui vediamo eccola qui convertita in valori decimali e quindi qui abbiamo un 10, qui abbiamo un 6, qui abbiamo un 9 e qui abbiamo un 10. A seconda di come leggiamo la matrice dall'alto verso l'alto o dal basso verso l'alto, otterremo l'inversione di marcia del motore stepper. Procediamo subito a una dimostrazione pratica, quindi Matteo Cisotto ora ci farà vedere come è stato programmato il touch e quali sono gli effetti sul motore reale. Sì. Allora, dopo aver sviluppato il software lato TIAL, abbiamo aggiunto una pagina HMI con impostate le variabili stesse che identificano la velocità del motore e il settaggio della marcia avanti o indietro. Quindi se noi adesso impostiamo una certa velocità, che adesso è a 0 perché il motore è fermo, la impostiamo ad esempio a 10, il motore si muoverà in avanti. Premendo il selettore, il motore si muoverà all'indietro. Possiamo vedere che il motore gira dall'altra parte. Viceversa, se vogliamo fermarlo, ritorniamo alle condizioni iniziali, impostando la velocità a 0. Questo è il quanto. Sembrerebbe che l'esperimento sia andato a buon fine nonostante il controllo ad alta velocità sia generato su delle uscite a relè dei PLC 1212 ACDC relè. Grazie per la visione e arrivederci al prossimo video.